asta compagna vostra, che ha perduto sonno e fantasia, che penso sempre che tutta vita mia in ciò volesse dicere, ma non ci saccio di. E ancora mi chiedo, che cosa facevamo noi due prima di amarci? Non eravamo ancora divezzati. Stavamo come bambini a respirare l'odore della campagna. Era così. Ma all'infuori di quello presente, tutti gli altri piaceri sono solo fantasie. Semmai vidi bellezza che io abbia desiderato e avuto, altro non fu che il sogno della tua. Ora buongiorno alle anime nostre che si svegliano. Che non si spiano a vicenda per timore. Perché l'amore frena l'amore per ogni altra visione. E trasforma in un vero universo anche una cameretta buia. Oh, lascia pure che gli esploratori vadano per mare in altri mondi. Lascia che mondi e mondi le carte si affannino a mostrare. A noi basta il possesso di uno solo. Ciascuno abbia il suo mondo e sia l'unico mondo. Vedo nei tuoi occhi apparire il mio viso. Vedo il tuo viso apparire nei miei. Cuori sinceri e puri risiedono nel viso. Dove potremo trovare emisferi migliori, senza pungente nord, senza occidente in declino? Di certo, ciò che muore non è mai stato unito interamente. Così, se i nostri amori fossero un solo amore, se tu e io ci amassimo di un identico amore, senza alcun difetto, non ci sarebbe morte per i nostri amori. Vorrei che il tempo si fermasse. Anch'io. Ma sai che purtroppo non è possibile. Mi è venuta un'idea. Domani andiamo tutti a pescare. Che ne pensi, capitano? Beh, sembra un'idea meravigliosa. Michelino, non possiamo rubargli tutto il suo tempo. No. Non credi, amore mio? No. Michele, andiamo a vedere se sono rientrati i pescatori. Sì, andiamo, Carmela. Bene. Con permesso, a dopo. Sì. Lucia, mi sembra di impazzire all'idea di separarmi da te. Anche per me è la stessa cosa. Penso che dovremmo prendere una decisione. Sì, io non posso più vivere insieme ad Angela. Voglio stare con te per sempre. Io ti amo, capisci? Certo, lo capisco. Anche per me è difficile sopportarlo. Però non dobbiamo precipitare le cose. Agire d'impulso come se fossimo ancora dei ragazzi. Dobbiamo costruire il nostro futuro riflettendo passo dopo passo. Hai ragione. Renzo. Amore.
Non dimenticare che qualsiasi cosa accada, io ti amo. Sapessi quanto ti amo io, Lucia. Quanto ti amo. Telefonerò ad Angela per avvertirla che mi devo trattenere qualche giorno di più per lavoro. Anch'io farò lo stesso con Nicola. Gli dirò che rimando di qualche giorno la partenza. Così avremo un po' più di tempo per decidere cosa dobbiamo fare. Ti amo. Ti amo. Ti amo. Adesso devo andare. Ci vediamo più tardi. Ti accompagno alla stazione, se vuoi. No, 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 grazie. Prenota i biglietti, piuttosto. Dobbiamo partire al più presto per la Sicilia. Sì, hai bisogno di qualcos'altro? No, però cerca di occuparti di tutto, eh. Prendi nota delle telefonate e mi raccomando, non trascurare nulla, eh. Tornerò prima possibile. Sta bene, stai tranquillo. Bene. Signor Console. Sì? Mi scusi. Sua moglie ha il telefono da Mar del Plata. Vuole parlare con lei. Lucia. Ah, è davvero elegante. Questo modello mi piace molto. Dimmi quanta stoffa serve e lo facciamo fare. Sì. Mi fa piacere che ti interessi di nuovo al lavoro. Ti aiuta a distrarti. Niente riesce a distrarmi. Mi sento in colpa. Non posso continuare a mentire. Andiamo, Angela. Pensavi di essere incinta, ma ti sei sbagliata. E allora? Allora non dovrei nascondere la verità a Riccardo. Non è questo il modo per tenerlo vicino a me. Avrei tempo per chiarire tutto. Pronto? Riccardo! Sì, sto bene, sto bene. Cosa? Quali problemi? Quanti giorni ancora? Riccardo, devo confessarti una cosa. L'altra sera... Pronto? Riccardo, come stai? Cerca di non far aspettare troppo tua moglie. No, stavo per andarmene, volevo solo salutarti. Bravo, però non lavorare troppo, eh? A presto. Riccardo, come? Cosa volevo dirti? No, no, niente di importante, sciocchezze. Richiamami, fammi sapere quando torni. Allora, a presto, caro. Tutto bene, Marinella sta bene. Tutto a posto, abbi cura di te. Sì, anch'io, amore mio. Sì, ciao. Deve restare ancora qualche giorno. A quanto sembra ha problemi di lavoro. Però al suo ritorno gli racconterò tutta la verità e tu non potrai fare niente per impedirmelo. Io voglio solo aiutarti, Angela. Finché Lucia rappresenta un pericolo per il tuo futuro, la cosa migliore che puoi fare è mantenere in piedi la storia della tua gravidanza il più a lungo possibile. È l'unico modo per allontanare quella donna dalla vita di Riccardo. Per sempre. Oh, Nicola, è terribile. Sì. Lo ha firmato Vittorio. Leggimelo, per favore. Ah, povera mamma. Sì, sì. Sì, devo stare vicino a mia madre. Non sopporto l'idea di tornare in quella casa, però non posso evitarlo, date le circostanze.
No, no, no. No, non c'è bisogno, no. Prenderò il primo treno. Tu piuttosto occupati dei biglietti per il viaggio in Italia. Così partiremo al più presto. Va bene, va bene. Grazie. Vado ad aprire. Mm. Prego, accomodi. Grazie. Ah, scusami, non vorrei disturbare, vedo che hai visite. Stavo andando via, devo fare delle commissioni. Bene, sono passato solo per sapere come stavi. Sai, appena telefonato Riccardo, deve stare via ancora qualche giorno, sembra che abbia molto lavoro. Beh, immaginavo che avesse avuto più lavoro del previsto. Allora, come stai? Bene? Bene. E il mio figlioccio? Bene. Perfetto. Tutto bene. Forse ho detto qualcosa che non va. No, al contrario. È che Angela è molto sensibile, si emoziona per niente. Tu lo sai come diventiamo noi donne quando siamo in dolce attesa? No, veramente non ne ho la minima idea. Ah, no? No. Le valigie sono state portate. Pronto? Sì, non si preoccupi. Grazie. Il signor Riccardo Franchi, per favore. Non c'è? No, 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 non importa, lascerò un messaggio qui in albergo. La ringrazio. E adesso come farai ad avvisarlo? Questa sera verrà qui, gli lascerò un biglietto. No, fai presto, altrimenti perdiamo il treno. Sì, sì. Gli scrivo che sono dovuta partire all'improvviso, perché mia madre è molto grave. E che gli telefonerò tra una settimana dalla Sicilia nel suo ufficio. Dobbiamo andare, Lucia. Su, sbrigati. Sì, sì. Sì, sì, ho finito. Ecco, tenga. Per favore, consegni questo biglietto al signor Vanzini. Verrà questa sera a cercare la signora Scotti di Velletra. Grazie. Molto bene. Andiamo, andiamo, siamo in ritardo. Prego, signora. Molte grazie. Grazie. Di niente. La signora Scotti di Velletra. Ah, sì, dunque, camera 917. Grazie. Ah, hanno lasciato l'albergo. Sono partiti, signora. No, no, ci deve essere un malinteso. No, le assicuro. La signora Scotti di Velletra era insieme a suo figlio e alla governante. Sì, lei. Ha ricevuto una telefonata ed è dovuta partire subito. Ma io non capisco. Non ha lasciato un messaggio per me a nome di Riccardo Franchi. Controlli, per favore. Un attimo. Mi dispiace molto, signore, ma per lei non ci sono messaggi. Va bene, la ringrazio. Prego. Michele, tesoro, tutto mi sei mancato, come stai, eh? Bene. Lucia, finalmente sei tornata. Come stai? Abbastanza bene, grazie. Mi fai vedere il telegramma, per favore? Sì, sì, certo. Eccolo. Povera mamma. Hai già fatto i biglietti? Sì, partiremo domani mattina in aereo. Faremo scalo a Parigi e poi proseguiremo per Palermo. Allora, che cosa ne pensi? Va bene. Avrei preferito viaggiare per la prima volta in aereo in altre circostanze, però... Sì, hai ragione, ma è il mezzo più rapido per arrivare. Carmela, per favore, prepara le valigie per il viaggio. Abbiamo poco tempo e dovremmo pur riposare qualche ora. Certo. Andiamo a dormire. Sarai molto stanca. Sì, sì. Vieni, Michele. Domani.
domani dobbiamo svegliarci molto presto. Mi sono addormentata. È successo qualcosa? No, non è successo niente. Ti guardavo mentre dormivi. Mamma, perché sei così triste? Non sono triste, Marinella. Mi sento un po' sola, ma ora mi passa. Ti voglio tanto bene. Anch'io. Parti anche tu. Bruno, cerca di capire. Lucia ha bisogno di me, devo occuparmi di Michele. E io? Anch'io ho bisogno di te. Avevamo programmi precisi per il nostro futuro. Carmela, io non posso aspettarti per tutta la vita, lo capisci? Abbiamo deciso di sposarci o hai cambiato idea? Ma no, non ho cambiato idea. Ti chiedo d'avere solo un po' di pazienza. Lascia passare questo Carmela, periodo. La mia pazienza ha un limite. Ti prego, non dire queste cose. Cerca di capire. Io capisco solo che non ti importa niente di me. Ma non è vero, a me piacerebbe rimanere qui vicino a te. Purtroppo non è possibile, la madre di Lucia è grave e Lucia sta attraversando un brutto momento. Anch'io per colpa tua sto attraversando un brutto momento, Carmela. Carmela, hai preparato la tua roba? Perché fai quella faccia? Bruno non vuole che parta di nuovo. È fuori di sé, non l'ho mai visto così. Pensa che io lo voglia abbandonare. Carmela. Lui non riesce a capire che tu e il bambino avete bisogno di me adesso. Carmela, anche lui ha bisogno di te, non lo capisci? Che cosa devo fare? Devi restare qui in Argentina con lui. E tu e Michele? Non ti preoccupare. Certo, mi mancherai. Ma pazienza. Io so bene che cosa significa sacrificare un amore per le necessità degli altri. Sarei veramente egoista se ti costringessi a seguirmi. Il tuo posto è qui, vicino a Bruno. E poi non mi sembra il caso di portare Michelino in Sicilia. Non ci sarà un'atmosfera allegra in casa, date le circostanze. Partirò da sola con Nicola. Lucia. Però, Carmela, devi promettermi che non gli farai sentire la mia mancanza, che gli starai vicina come una vera mamma. Stai tranquilla, Lucia, lo lascio in ottime mani. Ti aspetto in macchina, non tardare, eh? Carmela, mi raccomando, Michele, eh?
E tu fai il bravo, capito? Me lo prometti, sì? Sì. Bene. Ciao, Carmela. A presto. Sì. Bruno, a chiunque telefoni, di che siamo fuori e che torneremo. Starete via molto? No, Michelino, sì, sì, no. Torneremo presto. E forse, tesoro, andremo di nuovo a Mar del Plata. Sì, mi divertivo tanto con Riccardo. Però devi comportarti bene con Carmela. Dovrai fare il bravo ometto. Ti voglio tanto, tanto bene, amore mio. Vai a vedere se Bruno ha caricato tutte le valigie. Sì. Corri. Non litigare con tuo padre. Ascoltami, Lucia, non ne vale la pena. D'accordo. Ci proverò, Carmela. Vorrei tanto che questo momento non somigliasse così al passato. Invece somiglia molto al passato. Tu sola in Sicilia e Renzo qui a Buenos Aires. Ti sbagli. Nulla mai assomiglia a quello che è stato. E forse sta cominciando una nuova vita per me. Me lo auguro con tutto il cuore. Vorrei vederti felice. Lucia, sbrigati! Mamma, papà ti sta chiamando. Sono pronta, andiamo, Michelino. Su, mi accompagno. Voglio che tu mi dia un bacio grande grande, così quando sarò lontana me ne ricorderò e mi farà compagnia. No, vieni qui, Michele, finisci di mangiare. No, non voglio. Ma perché disobbedisci? Sei stato così buono finora. Dimmi, tesoro, c'è qualcosa che non va? Sì, mi mancano mamma e papà. Ma come? Sono partiti ieri mattina. Ancora devono arrivare in Sicilia e già vorresti che fossero tornati. Non è detto, Carmela. Le distanze si sono notevolmente accorciate viaggiando in aereo. Dunque sono partiti ieri mattina, quindi adesso sono le... Sì, se non sbaglio, dovrebbero già essere arrivati. Di già. Salvatore, dov'è mia madre? È in camera sua, signora. Ha preferito aspettarvi lì. Ho capito. Figlia mia! Mamma! Riccardo! Oh, salve. Come va la vita? Bene, grazie. E lei? Non c'è male, non c'è male. Un po' stanco, ho lavorato molto. Non c'è altro? Sono stanco di lavorare e di aspettare. Proprio così. Ricorda quella donna di cui le ho parlato? Uh-huh. È andata via. Senza lasciarmi neanche un messaggio. Strano, però. Nemmeno due righe. No, no. Né un biglietto, né una telefonata, niente. Che ci vuol fare, mio caro Riccardo? Su, coraggio, non se la prenda. Ci deve essere una spiegazione. Lo spero, sì. Stai bene. Ma il telegramma diceva che eri molto grave. Insomma, che cosa significa? Perché mi avete fatto venire con tutta questa urgenza? Stai calma, per favore. Non ti arrabbiare. Lascia che ti spieghi. È proprio quello che vorrei che facessi. Ultimamente abbiamo avuto molti problemi in questa casa. Tuo padre ha subito un attentato e è salvo per miracolo. E Vittorio? Vittorio ha litigato con tuo padre, poi se n'è andato di casa. Tuo padre ha avuto una ricaduta, è stato terribile. Delirava, invocava il tuo nome e tu non c'eri. Dove vuoi arrivare? Questo non giustifica il tuo comportamento. Come hai potuto prestarti ad una cosa simile? Mi hai trascinata qui con l'inganno, altrimenti non sarei mai tornata in questo inferno. Ma te ti prego, la tua presenza qui è necessaria, lo vuoi capire? Dito, è stata una sporca trappola. Adesso basta, Lucia, per favore. Non ti intromettere, Nicola.
Questa è una faccenda tra me e i miei genitori e nessun altro. Don Carmine. Don Carmine. Sua figlia è qui. La signora Lucia è appena arrivata. Lucia? Sì. Finalmente è arrivata. Sono contento. Sta parlando con la madre. Si è arrabbiata per la storia del telegramma. Se passerà. Non voglio che mia figlia mi veda in questo stato. Aiutami. Voglio vestirmi bene per lei. Per favore, prendi il vestito grigio scuro. Sì. Voglio essere più elegante che mai. Sediamoci, per favore. E parliamo da madre a figlia. No, non voglio. Una madre non mentirebbe mai in questo modo alla figlia. Soltanto una donna debole che ha accettato di essere sottomessa tutta la vita può andare contro sua figlia per assecondare il marito. Un uomo che ha vissuto sempre nell'inganno e nella menzogna. Mi fai soffrire. Ma come fai? Come fai a non capire? Tu non hai mai voluto affrontare la realtà, hai vissuto nascondendoti dietro convenzioni stupide e inutili ipocrisie, preoccupata solo delle apparenze. Hai sempre taciuto, hai mentito perfino con te stessa, perché la tua coscienza avrebbe trovato molto riprovevole il comportamento di tuo marito. Io non avrei mai immaginato che potessi arrivare a tanto, mamma. Sono tornata soltanto perché credevo che avessi bisogno di me. Ma non era vero. E questa bugia non te la potrò mai perdonare. Dove vai? Aspetta. Devo chiarire alcune cose con tuo marito. Vorrei dire con tuo padre. Per me, come per tutti gli altri, tuo marito. Tuo marito è solamente Don Carmine Nicosia, ricordatelo. No, Lucia, calmati, ti prego, non vorrai affrontare tuo padre, spero. Bene, adesso di pure a mia figlia che può salire. Sì, Vittorio. Lucia è arrivata. Devi assolutamente venire. Vieni subito, per favore. Ho paura che scoppi una tragedia. Non mi dai un bacio? Stanza numero 203. Ecco, signore. Ma guarda un po' che disordine. Per favore, mi può chiamare il signor Gomez? Sono Riccardo Franchi. Sì, un momento solo, signore. Sono subito da lei. Finisco di mettere a posto. Non si possono tenere le lettere per più di due giorni. Se gli interessati non vengono a ritirarle, bisogna buttarle via. Questo non è un ufficio postale. Guarda. Signor Renzo Vanzini. Da quanto tempo è qui questa lettera? Aspetti un momento, scusi. Renzo Vanzini ha detto? Sì, signore. Questa lettera l'ha lasciata la signora Scotti di Velletra? Sì, Scotti di Velletra. Ma lei non è Renzo Vanzini? Sì, cioè, no, però... Allora è un suo conoscente. Sì, è così, la prendo io. Grazie. Thank you.
No, il medico ha ordinato a Don Carmine di non parlare con nessuno. Io sono suo genero. Non... Nessuna eccezione. Va bene, Salvatore. Non fa niente, parlerò più tardi con Vittorio. Non potrà rispondere alle sue domande. Vittorio non si è, come dire, interessato a quello che succedeva in questa casa. Ho dovuto risolvere tutti i problemi da solo. Capisco. Lei sta cercando di dirmi. Sto tentando di dirle che Don Carmine sta male. Le sue condizioni stanno peggiorando, giorno dopo giorno. Io spero che se accadesse il peggio, che Dio non voglia, ci saranno dei documenti che... Insomma, come dire, spero che le cose siano sistemate in modo da non creare nessun inconveniente. Forse lei si preoccupa per il testamento, vero? Lucia, te lo chiedo un'altra volta. Vieni a dare un bacio a tuo padre. No. Lucia. Sei deluso, forse. O sei sorpreso. Ma che cosa ti aspettavi? Che mi gettassi tra le tue braccia dimenticando tutto il male che mi hai fatto? Io speravo che dopo tutto questo tempo tu potessi capire. Ah, sì. Capisco, papà. Capisco tutto perfettamente. No. Mi tratti come un nemico. Io sono tuo padre. Durante tutti questi anni non ho mai smesso di pensare a te. Mi sono preoccupato per il tuo benessere. E tu, in cambio, non hai risposto al mio appello quando io mi sentivo morire. Ti avevo pregato di venire. Per questo hai avuto bisogno di tendermi una trappola. Mi hai privata del mio diritto di decidere. Sapevi che solo per mia madre sarei venuta. Hai inventato la scusa più infame con la tua consueta ingiusta prepotenza. Hai avuto il coraggio di farmi credere che mia madre stesse per morire. Non ti sei mai fatto scrupoli pur di realizzare i tuoi sporchi propositi. Volevo rivederti. Questo non giustifica la tua menzogna, il tuo inganno. Ma è stato tutto inutile. Domani stesso ritornerò a Buenos Aires. Non sei riuscito a vincere questa volta. Sei accecata dall'odio. E non riesci a capire che questa non è una guerra. Sono un uomo che prima di morire desidera stare con i suoi figli. Lucia. C'è stato dell'affetto tra noi due un tempo. Lo ricordo bene, eravamo molto legati. Tu cercavi la mia compagnia, ti confidavi con me, mi raccontavi i tuoi problemi. Ti domandavi di ascoltarti quando suonavi il piano. Hai forse dimenticato tutto questo? Non ho dimenticato niente. Niente. E allora? E allora io non ho dimenticato niente. La colpa è tua. Sei tu che stai ricordando queste cose troppo tardi. Che cosa ci fai qui? Io voglio... voglio che tu ritorni a casa. Adesso la mia casa è questa. No. La tua casa è quella in cui noi abbiamo allevato Renzo. La tua casa è quella in cui noi siamo stati felici. Felici? Non ricordo d'essere stata felice.
Sei ingiusta. Rosalia, noi dobbiamo tornare ad essere quelli che eravamo una volta. Tutto quello che ricordo della nostra vita ora mi provoca un senso di colpa, di dolore, di vergogna. Mi fa male che tu dica questo, ma devo ammettere che me lo merito. Rosalia, non dobbiamo permettere che Renzo soffra per gli errori del passato. Che cosa intendi dire, scusa? Devi promettermi che non gli racconterai mai la verità. Lui ha tutto il diritto di saperla. No! Perché tu parli di diritti? Noi dobbiamo pensare alla sua felicità. Quando tu non sapevi niente, tu eri felice. Allora era diverso. Perché? Perché desideravo talmente un figlio che ho preferito non pensare. Perché io potevo conoscere la verità e invece ho preferito cancellare ogni dubbio dalla mia mente. Il silenzio mi ha resa tua complice. Ma ora Renzo deve sapere che può fare quella e altre domande. Deve sapere di quale colpa ci siamo macchiati. Lui deve sapere che a ogni sua domanda noi siamo in grado di dare una risposta. Lui ha il diritto di sapere che può chiederci qualsiasi cosa. E sarà lui a decidere se conoscere la verità. Noi non gli diremo niente. Perché? Hai paura della verità? E tu? Hai per caso pensato che volesse suscitare la tua compassione? Figuriamoci. Io sono un uomo dotato di una volontà di ferro. Sono l'unico uomo libero che tu hai conosciuto in vita tua. Cosa se ne fa della tua compassione l'uomo che tutta quanta la Sicilia teme, che sarà rispettato anche dopo la sua morte? Cosa te ne farai del rispetto di tutta la Sicilia? Quando non potrai avere il mio, io non faccio parte del tuo mondo. Io sono una donna libera. No. Tu non sei libera. Non farti illusioni. Volevo che tornassi qui e tu sei tornata. Mi dimostri tu rancore, il tuo disprezzo, però sei qui. E farai tutto quello che voglio. No, questa volta ti sbagli. Non riuscirai a farmi fare quello che vuoi. Credi forse che non ti conosca? So quello che hai in mente. Però su di te ho fatto molti progetti. Non ci riuscirai. Sì. Sì, invece, come sempre. Come sempre. E tu sai molto bene che io ottengo tutto quello che mi propongo. Non sei riuscito a farti abbracciare. Malgrado tu mi abbia pregata di farlo. Per ben due volte. Non sei riuscito a ottenere il mio perdono, né a riconquistare il mio affetto. Mi dispiace molto per te, ma hai perso. Dov'è Lucio? E di me non ti importa niente, caro Vittorio. Come stai, Nicola? Anche se non ti importa niente, sto bene. Bene, grazie. Non se la prenda male, Nicola. È ovvio che ci interessa sapere come sta. Però cerchi di capire. È da tanto tempo che non vediamo Lucia. Non c'è bisogno che si giustifichi. Lo sai che la Lucia dov'è? È diventata ancora più bella. Di sopra, con vostro padre. Vittorio, sarebbe meglio che li lasciassi ancora un po' da soli. Devono dirsi molte cose. Non mi sfidare, Lucia. Non metterti contro di me, perché quando io lotto non ho nessuna pietà. Io non voglio la tua pietà.
Basta! Smettila di provocarmi. Io rivoglio mia figlia. Quella di un tempo. Quella di un tempo? Secondo te che razza di figlia sarei diventata ora? Sei una figlia ingrata. Una figlia che non rispetta e non onora suo padre. Io non faccio altro che difendermi. Difenderti da cosa? Dal mio amore? Io voglio che tu sia ricca e felice. Ho lottato tutta la mia vita per poterti lasciare questo impero. Io non lo voglio, lascialo a Vittorio il tuo impero. Vittorio mi ha dato solo delusioni. Non è riuscito a darmi un erede. Per te è questo. È solo questo l'importante, avere un erede. E Michelino lo ami solo in ragione di questo. Perché lui è il tuo erede. Per questo hai voluto che sposassi Nicola. Volevi avere qualcuno che un giorno fosse in grado di portare avanti con la tua stessa determinazione questo impero costruito sull'odio e con il sangue. No. No, papà, non lo rovinerai. Toglitelo dalla testa! Non rovinerai Michelino, lui no! Erediterà tutto quanto. Michele è il mio unico nipote. Come vedi, sei accecato dalla presunzione. Com'è possibile che tu non abbia capito? Tutti i tuoi soldi e il tuo enorme potere sono riusciti unicamente a ritardare la mia felicità. Solamente a questo. Tuo nipote, quel nipote di cui sei tanto orgoglioso perché speri che continui a governare sul tuo regno. Quel bambino, mio figlio, la persona che io amo più di ogni altra al mondo. Il tuo successore è il figlio di Renzo Vanzini. È suo figlio! Tu menti. È figlio dell'unico uomo della mia vita. Stai mentendo. Del solo uomo che io ho amato. Stai mentendo. No, non sto mentendo. Se preferisci credere che sto mentendo, fallo pure. Ma è la verità. Perché non lo chiedi? Perché non lo chiedi a mio marito? Lui è sempre stato al corrente di tutto. Il giorno delle nozze noi abbiamo fatto un patto. E in questi cinque anni lui non mi ha mai toccata. Mai, non sono stata sua. Neanche una volta. Noi due, di comune accordo, ci siamo presi gioco di te. In questo modo mio marito ha avuto il tuo denaro. Io ho conquistato la libertà. Noi due siamo riusciti ad ingannare Don Carmine Nicosia. No, non puoi fare più niente, non puoi fare più niente. Non ne hai la forza. Devi stare ad ascoltarmi questa volta. Io ti amavo, sai. Tu eri il mio punto di riferimento, la mia guida. E mi è crollato il mondo addosso quando ho capito chi eri veramente, quando ho conosciuto di persona la tua crudeltà, la tua malvagità. E ho cominciato a lottare contro di te. Avrei voluto distruggerti insieme a tutta la tua gente. Avrei voluto far crollare il tuo maledetto impero. Tu volevi far uccidere il solo, l'unico che amavo, Renzo. E da quel momento sono morta anch'io con tutte le mie speranze. Ma ancora una volta non sei riuscito a vincere, perché è stato più abile di te. Renzo è ancora vivo! È ancora vivo ed è il mio amante! Thank you.
Lucia, cosa ti succede? Niente, non ti preoccupare. Cosa ti ha fatto? Niente. Andiamo nello studio, non devono vederti in questo stato. Vieni. Un po' di pazienza, Louise. È tanto tempo che Vittorio e Lucia non si vedono, chissà quante cose avranno da dirsi. Lasciamoli in pace. Anch'io fra poco rivedrò i miei parenti. Sediamoci, Sofia. Sì, sì, sediamoci. Sei tornato. Io lo odio. Ti capisco, Lucia. Però non dobbiamo permettere che un giusto risentimento ci impedisca di provare l'amore e la tenerezza che possiamo e dobbiamo provare per altre persone. Lui è fatto così. Quindi lasciamolo perdere. Ci sono al mondo tante persone che meritano di avere tutto il nostro affetto. Basta piangere. Parlami del mio nipotino. Si è fatto grande. È un ometto ormai. Mi avrebbe fatto piacere portarlo in Sicilia. Volevo che ti conoscesse. Avrebbe trovato in te il compagno, l'amico che sei sempre stato per me. Ma non ho voluto portarlo. La sola idea che potesse affezionarsi a nostro padre mi faceva ribollire il sangue. Io non voglio che abbia nessun rapporto con suo nonno. Non voglio che mio figlio abbia alcun ricordo di quell'uomo. Non devi tormentarti così, calmati. Parleremo più tardi di nostro padre. Vittorio, come sarebbe stata bella e felice la nostra vita se non avessimo avuto l'ombra di Carmine Nicosia incombente sopra le nostre teste. Aspettami qui. Tranquillizzati. Io vado a prendere una cosa che ho conservato per tutti questi anni apposta per te. Marinella dorme? Sì, dorme. Non voglio svegliarla, è ancora presto. Non mangi niente? No. No, ho già fatto colazione durante il viaggio. Vuoi che ti prepari il bagno? No, 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 lo preparerò io stesso più tardi, non ti preoccupare. Angela, è una mia impressione o qualcosa non va? No, perché? È che ero molto in ansia aspettando il tuo ritorno. Sì. Sì, però questa volta non mi hai chiesto com'è andata, se il viaggio è stato interessante. Penso che se tu avessi fatto qualcosa di interessante, me l'avresti raccontato di tua spontanea volontà. Però se vuoi posso domandartelo. È successo qualcosa di interessante che mi vuoi raccontare? Lucia, noi due non viviamo più qui. Ma forse te l'ha già detto Vittorio. Questa casa è tanto grande, tanto triste.
E senza un figlio noi non sopportavamo di stare qui. Per un figlio si sopporta tutto. Io lo so bene. Io non lo so. Però posso immaginare che al mondo non esista un amore più grande di quello che prova una madre per il proprio figlio. Lucia. Lucia. Lucia, figlia mia. Lucia. Ti chiedo scusa, papà. Credevo che avesse bisogno di me. Ma vedo che anche stavolta mi sono sbagliato. Mi creda, signora. Nonostante la circostanza particolare, mi sento molto felice di vedere nuovamente la famiglia riunita. Mi era addirittura venuto in mente di proporre un brindisi. Però poi ho pensato che non era il caso in questo momento. Nicola, mio marito è ammalato, ma presto guarirà. Sono sicura che scenderebbe qui nel salone, se potesse, per brindare insieme a tutta la sua famiglia, alla quale lui ha dedicato tutta la vita. Ma mi racconti un po', come vanno le cose a Buenos Aires? Nelle sue lettere Lucia mi scrive sempre che vi trovate bene. Sì, sì, abbiamo parecchi impegni montani e abbiamo fatto anche delle amicizie. Ah, davvero? Sì, la sai una cosa, sarebbe bello che ci veniste a trovare, naturalmente quando Don Carmine sarà guarito del tutto. No, a me il mare fa paura. Davvero? Non c'è dove paura. Se lo dice lei. Poi il viaggio è molto divertente. Ma è anche lungo e faticoso per noi. Non è faticoso. Le navi passeggeri sono come dei grandi alberghi. Sì, lo so, però mio marito e io non siamo più giovani. Non so, durante il viaggio vengono organizzate delle feste, dei balli. Sì, questo lo so, Nicola, me l'hanno già detto. Ci pensi su, Va bene, ci penserò. Avrei tanta voglia di vedere mio nipotino. Capito, non mi chiamo. E neanche un vediamo.
dovresti stare un po' di più con tua madre. Lei ha sofferto molto per la tua assenza. È mancata anche a me. Cercherò di stare con lei il più possibile. Sì, è una donna molto sensibile. Sì, lo so. Figli miei. Voi non immaginate cosa significhi per una madre vedere i suoi figli di nuovo insieme, dopo tutto questo tempo. Quasi mi vergogno a dirlo, però io mi sento felice. Don Carmine! Don Carmine è morto! No! Pronto? Sì? Ah, è lei, signor console. Mi dica, come state? Bene, bene, qui va tutto bene. Sta dormendo? Quando è successo? Capisco. Beh, forse è meglio così, oddio. Mi scusi, ma non so proprio cosa dico. Vuole che il bambino vi raggiunga in Sicilia? No, no, è vero, Michele è ancora troppo piccolo. Come ha reagito la signora Lucia? Meglio non dire niente.
Papà adesso è morto. Lasciamolo riposare in pace. Cosa faremo con la mamma? E che cosa ne sarà di te e di Luisa? Decideremo dopo. Non è il caso di preoccuparsi adesso. Cerchiamo di non pensare a niente. Io non posso evitare di pensare. Al tuo futuro? Al mio futuro e al mio passato. Per la prima volta, dopo tutti questi anni, lui, Renzo, è libero. Ma Renzo è morto. Ormai è troppo tardi, Lucia. Ti sbagli, lui non è morto. Vittorio. Adesso posso dirti la verità. Renzo è vivo. E è il mio uomo. Lucia. Andiamo. Dobbiamo scendere. Non saremmo dovuti venire. Voglio vederlo con i miei occhi. Per assistere chi è senza aiuto. Tu non sai che cosa significa la sua morte per me. Bisogna dire che tuo padre era molto amato dalla gente. La gente non lo conosceva bene. Non devi dire queste cose. Parli come se non ti dispiacesse che è morto. Non mi dispiace che sia morto. Mi dispiace che lui non abbia mai capito che una vita senza amore è una vita sprecata. Lucia, Lucia, ti senti male? Sì. Coraggio. Sì, mi sento male. Ma non per lui. Per me lui era morto molti anni fa. Io mi sento male per me. Mi sento male per me, Nicola. Credevo di avere l'opportunità di recuperare il nostro rapporto. E invece adesso l'ho perduta per sempre. In fondo io ho sempre sperato di ritrovare finalmente la gioia di amarlo come una volta. Rosalia! 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 Renzo potrà tornare. Renzo ritornerà.
Caro Gustavo! Riccardo Franchi! Stai bene? Sì, ma a te cos'è successo? Come mai quel bel sorriso? Quale sorriso? E quell'aria felice, eh? Sono riuscito a riposare, sono rilassato. Ecco. No, c'è dell'altro. Quando sei partito eri amareggiato, ma adesso sei un uomo. In pace con se stesso, felice. Va bene. Oltre a riposare, ho fatto un lavoro interessante. Soddisfatto della risposta? No, non sono affatto soddisfatto. Cos'è successo? Raccontami tutto. Ma non ho niente da raccontare, Gustavo. va bene. Un giorno me ne stavo sulla spiaggia. Annoiato, triste. E... sì, come al solito, depresso, aspetta annoiato. Aspetta, non ti permetto di offendermi, è chiaro? E ho conosciuto un bambino che era quasi del mio stesso umore. Annoiato, un po' triste, solo. E abbiamo cominciato a giocare insieme, a correre. Grazie. Ecco, prendi. Ti vuoi spiegare cosa c'entra quel bambino? Vedi, Gustavo, quel bambino è il figlio di Lucia. E così ho capito tutto. Quel bambino aveva qualcosa di speciale, l'ho notato subito. Il suo sguardo, il suo sorriso. L'hai vista? Chi? Ah, sì. Sì, l'ho vista. Abbiamo parlato, siamo stati insieme. E abbiamo chiarito tutto. Che cosa avete chiarito? Beh, che noi due ci amiamo. Che il destino ci ha fatti incontrare di nuovo. E che d'ora in poi sarò un uomo felice. Salute. Ho concluso. Con questa preghiera e il rito funebre ufficiale. Adesso permettetemi di dire qualche parola. Come l'amico che sono stato e che sarò per sempre di questo galantuomo. Carmine, insieme cominciamo il cammino che porta a Dio. E insieme apprendemmo a vivere, seguendo le leggi del Signore. La vita ti obbligò ad abbandonare il sacerdozio per dedicarti al non meno santo impegno di vegliare sulla tua famiglia. Ti sono sempre stato molto vicino e non ti ho mai visto, nemmeno per un momento, né vacillare, né barcollare sotto il peso del gravoso impegno che ti eri assunto. Non c'è mai stato un marito migliore. Non c'è mai stato un padre migliore. Non c'è mai stato un figlio più devoto alla Madre Chiesa. E io pecco di vanità, poiché sto onorando me stesso, definendomi tuo amico. Nessuno dei presenti ti potrà dimenticare. Vuole che le porti qualche cosa da bere, Sofia. È raro vedere una cerimonia funebre così sentita, no? Significa che Don Carmine era una persona amata e stimata da molta gente. Thank you.
sigari che fumava tuo padre. Ricordo che quando eri ancora bambina ti piaceva tanto questa scatola. Tuo padre si sedeva su quella poltrona. Che era? Che era la sua preferita. E tu correvi a prendergli uno di questi sigari. Ricordi? E volevi anche accenderglielo. Ma lui non te lo permetteva. Aveva paura che ti scottassi. Ci farà bene a tutti prendere un caffè. Vado a dire di prepararlo. Don Carmine mi fece promettere di convocare il notaio proprio nello stesso giorno del suo funerale. Verrà qui questa sera. E per quale motivo? Per leggere il suo testamento. Passione.